Siamo l'ultimo giorno della manifestazione Banzilla. Abbiamo qui con noi Marco Mascolo e Simone Losa. Tu cosa rappresenti? Io rappresento, sono vicepresidente dell'associazione Barbagianni, che organizza assieme all'associazione Il Tassello questa bellissima manifestazione, questa 3 giorni non stop di musica, diciamo così, ecco. Quali sono state le band che si sono esibite finora? Sono esibite parecchie band che anche l'anno scorso abbiamo avuto la fortuna di far suonare, dagli 0039, Plankton Dada Wave, Elton Novara, che ha vinto tra l'altro il contest dell'anno scorso e che ha aperto al gruppo principale della serata di ieri, che erano i Pan del Diavolo, un gruppo direi abbastanza famoso nel circuito indipendente italiano. Qual è il programma di oggi? Oggi avremo 7 band di contest fino alle 21.30, poi avremo i Mascara, che sono il gruppo spalla, che aprirà poi a Giorgio Canali, che è la guest di questa serata, insomma. E tra i Mascara e Giorgio Canali avremo la premiazione delle band del contest, insomma. Sono state giornate faticose? Furibonde, direi, come dice De André. Esatto. Sì. Però insomma penso che la fatica poi venga ripagata dal risultato. Ieri sera è stata una serata fantastica, ma anche l'altro ieri sera, nonostante le premesse piovose pomeridiane, devo dire che poi è andata molto tirato bene. Dritto, sì. Forte. La partecipazione da parte del pubblico com'è stata? Ma guarda, quest'anno è stata ottima la partecipazione, già la prima serata abbiamo avuto tanta gente a sentire gli AIM e le band del contest e la band in apertura, gli Huge Molasses, Tank Explodes, e ieri sera c'è stata una bella affluenza con il Pan del Diavolo, appunto Elton Novara e tutte le band del contest. Il cortile c'era una bella aria, insomma, si stava bene, c'era tanta gente, era bello pieno, è stato bello e speriamo stasera di replicare. Ci sono dei favoriti per quello che riguarda la gara? C'è qualcuno già in prima linea? Ma guarda, in quanto membro di una giuria non posso assolutamente esprimermi, però sicuramente quello che abbiamo avuto in questi giorni e quello che avremo oggi è musica di qualità, questo è scontato. Quindi... Poi diciamolo, abbiamo dei giudici molto importanti, insomma, per la giuria tecnica, che valuteranno imparzialmente su vari criteri, che sono la presenza scenica, l'originalità dei testi, poi abbiamo anche la capacità di esibirsi sul palco, il coinvolgimento, e quindi insomma avremo delle votazioni, magari avremo anche delle sorprese, perché magari una band è molto originale però sul palco non si comporta benissimo, insomma il criterio di valutazione sarà molto oggettivo e poco soggettivo. Sì, sì. È stato fatto un buon lavoro sulla giuria, nel senso che i parametri entro i quali queste giurie giudicheranno sono molto molto, diciamo così, restrittivi, quindi sarà una bella lotta, diciamo. Garantiamo trasparenza. Certo, senza dubbio. Grazie e in bocca al lupo. Crepi. Grazie, Crepi. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Siamo qui con i Mascara, che aprono la serata di Banzilla 2013 qui al cortile della biblioteca di Saronno. Che musica fate, Mascara? Noi facciamo una new wave in italiano, fondamentalmente è un rock alternativo, sempre però rigorosamente in italiano. E chi scrive i testi? Allora, io scrivo i testi, mentre poi le melodie e gli arrangiamenti facciamo un confronto. Prima io e Claudio, che è il chitarrista, dopodiché insieme a Nicolas batteria, Marco al basso e Simone Scardone alle tastiere, organizziamo tutta l'orchestrazione del brano. Beh, visto che hai presentato il gruppo, io farei un giro di presentazioni. Vai. Nicolas Negri, batteria. Marco Piscitiello, basso. Fusaro Luca Antonio alla chitarra e voce. Claudio Piperissa alla chitarra. Simone Scardoni, tastiere. Di cosa parlano i vostri testi? Fondamentalmente parlano dell'umanità. Riusciamo in qualche modo a intercettare quelle che sono la realtà contemporanea, però non per forza utilizzando la contemporaneità, nel senso che non mi piace utilizzare
la musica come pretesto per utilizzare dei manifesti o per parlare delle cose quotidiane. Mm-hmm. Faccio uno step superiore, mi interessa come le emozioni delle persone interagiscono tra di loro. Quindi è una musica emotiva? Assolutamente sì. E quali sono le emozioni prevalenti? Ma può essere da... forse il tratto più marcato è quello dell'epicità, abbiamo delle forti esplosioni, cioè il coinvolgimento emotivo è molto alto, quindi forse direi epicità. È proprio per questo che mi interessa l'umanità, mi interessano gli esseri umani come tratto fondamentale dell'essere, e quindi sono al centro di quello che facciamo. Naturalmente con la musica noi creiamo degli stati emotivi che possono essere dalla malinconia alla ribellione, alla forza oppure alla delicatezza, ecco. Sono un po' una gamma completa di emozioni quelle che raccontiamo. Qual è il vostro ultimo CD e dove lo possiamo trovare? L'ultimo CD si chiama Tutti usciamo di casa, è uscito nel 2012 e lo si può trovare credo ancora nei negozi di musica, penso in tutti gli store, e negli store digitali vari eventuali tipo iTunes, si trovate anche su Spotify se cercate, giusto per dire. E la vostra canzone è quella che dobbiamo assolutamente ascoltare per incominciare ad apprezzarvi? È dura, questa è dura. E, secondo me è difficile rappresentarci con una canzone sola, sia l'EP che ha preceduto l'ultimo disco che il disco Tutti usciamo di casa. Fondamentalmente sono stati creati come dei concept album che vanno ascoltati nella loro interezza. Prendere una sola canzone, potrei dire i singoli che sono usciti, quindi potrei dire Tutti usciamo di casa, che è stato il singolo, o Un figlio lo sa, ma però è come partire a parlare a metà di un discorso, secondo me. Non si capirebbe completamente quello che si stava dicendo. È un percorso che va fatto dalla prima all'ultima traccia, quindi mi viene difficile consigliare una canzone. Un po' come un libro, quindi. Fondamentalmente sì, e poi come si diceva prima, siccome sono tante le emozioni, prenderne una vorrebbe dire prendere un solo stato emotivo, invece è un complesso, una complessa architettura di emozioni, anche perché il concept dell'album è fondamentalmente il passaggio dalla adolescenza, preadolescenza alla maturità. Quindi fondamentalmente ogni canzone era identificata come una tappa, infatti ha un suono diverso, il nostro disco suona molto eterogeneo e quindi ci si può trovare una parte molto orchestrale, una parte invece molto elettronica, una ritmata, una più lenta, quindi è veramente un ventaglio molto complesso di varie emozioni. Ok, adesso vi chiedo invece, Mascara, da dove nasce il nome? Marco. Lo chiedo a Marco. No, Mascara praticamente nasce che Luca Antonio ha scritto una canzone dove nel testo continuava a apparire questa parola, mascara. Come testo non ci ha fatto impazzire, però la parola mascara è una cosa che ci è rimasta subito impressa, cioè rimane in mente. Poi analizzando bene anche tutta la parola, significa sia maschera che, tra virgolette, è molto cara, se vogliamo un attimino esagerare con lo spagnolo, ma... Non siamo sicuri di questa cosa qua, non siamo sicuri. Noi ci proviamo, però... E quindi nasce da lì. Poi ci è piaciuto il nome e abbiamo deciso di tenerlo. Beh, spero che vi porti lo stesso successo di Rimmel. Assolutamente, spero. No, ma secondo me il fatto di aver utilizzato una parola semplice aiuta le persone a ricordarselo maggiormente. Se era un nome molto complesso, secondo me dovevi proprio avere dovevi fare uno sforzo mnemonico importante. Invece mascara sembra una roba talmente semplice, e mi piace anche il fatto che sia talmente semplice quasi da dire vabbè, sì, una scemata. Poi il nostro suono invece è molto complesso e architettato. Non è così semplice, sai quanti tipi di mascara diversi esistono? Allungante, infoltente. Infatti la cosa stupefacente è che 5 maschi si chiamano mascara, il che anche questo mi piace molto. Sì, sì. Assolutamente. Che la rende ancora più semplice, 5 maschi. Sì, come 5 ciglia, siete la parte bella dell'occhio. Esatto, esatto, perfetto. E invece come siete durante i live? Chi è che beve di più? Secondo me è il Marco. No. Ma sai che in realtà è un po' andato a calare. Anche Simone. Anche Simone sta in sordina, ma in realtà è sempre il compagnone di merenda, sempre a fianco col bicchiere. C'è sempre la bocca asciutta. Infatti chi è il primo che ha preso la via? È vero? No, non è vero, nego tutto, assolutamente. Questa, la musica è seria, loro fanno finta di essere seri ma non lo sono, quindi è tutto molto bello.
E invece chi è che arriva sempre in ritardo alle prove? Io ho difficoltà perché ho degli orologi strani a casa che fanno un tempo particolare, cioè sono settati con assolutamente al fuso orario. Sì, sì. E invece quello preciso che tiene d'ordine tutto? Io direi, ma anche Nicolas, tutto sommato. Oggi tutto proprio sommato. Nicolas? No. E tu chi sei del gruppo? Io sono la colonna portante fondamentale della band. No, sono il batterista, il che significa che sono quello che deve essere un po' più preciso di tutti a livello di ritmica, di tempo, groove, tutte le parole di sto mondo che vogliono dire la stessa cosa alla fine di tempo, quindi che sembra una cosa di per sé superficiale, che però in realtà è una cosa che favorisce l'andamento buono di un live. Quindi più io sono preciso, solido, costante in quello che faccio senza fare troppo, più gli altri sono meglio. Tutto qua. E chi vi cura lo style? Facciamo un po' da soli praticamente, ci organizziamo, ci autogestiamo, ogni tanto ci tuffiamo tipo nei vestiti, andiamo in mercati, ci buttiamo, ne usciamo fuori. No, diciamo che curiamo un po' tutti gli aspetti, sia grafica, di sito, di immagine, di fotografia, e gestiamo un po' tutti da solo. La maggior parte dei video che si trovano su YouTube e sul nostro canale sono tutti realizzati da noi, quindi ci siamo veramente improvvisati videomaker, fotografi, come dire, ingegneri, web design, quindi veramente facciamo tutto, seguiamo il processo a 360 gradi. È una creatura nostra fondamentalmente, quindi la curiamo in ogni minimo dettaglio. Questi sono ragazzi di Varese che si danno da fare, che hanno voglia di fare. Venite ad ascoltarli stasera a Benzilla in Mascara. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao. Fate un bel saluto di gruppo. Ciao. Siamo qui con Giorgio Canali, che stasera sarà il pezzo forte dell'ultima serata di Benzilla 2013. Giorgio, che concerto ci aspetta stasera? Prima di tutto io sono sempre il pezzo forte, anche al di fuori delle serate, soprattutto nelle serate mondane dove non c'è da suonare ma c'è da bere, ubriacarsi e dire un sacco di cazzate. Si può dire cazzate oppure, perché so già che non si può bestemmiare in questa radio, mi dispiace un po'. Sì, sappiamo che hai avuto qualche problema con le bestemmie, come te la vedi con la censura? Ma sai, la censura è un'istituzione comunque che ha fatto il suo tempo. Prima o poi smetteremo di avere questo timore reverenziale nei confronti del Vaticano. Negli altri paesi non è assolutamente né scandaloso, nemmeno reato, men che meno reato, associare il creatore, se mai esiste, a animali, cose, chi più ne ha più ne metta, voglio dire, viviamo sotto l'egida del Vaticano, che cazzo vuoi fare, così abbiamo il Papa in casa, poi intanto ci va bene che non è neanche italiano, adesso è argentino, vediamo che sposti il Vaticano a Buenos Aires, magari serve. Ma esiste ancora qualcosa di sacro, qualcosa di cui si deve avere tanto rispetto nel parlarne? Sì, la paura. La paura che qualcuno ti sopraffaccia. E tutti i giorni ce l'abbiamo, purtroppo. E i grandi tabù? Non so, non capisco il concetto di tabù. A casa mia si può parlare di tutto, quindi non esistono i tabù. Le tue canzoni sono contraddistinte da una forte emotività. Quando è che le scrivi? 90% quando sto male, quando sono triste, quando sono molto arrabbiato, quando c'è qualcosa che non va attorno, e quindi sempre. In effetti quando sto bene, quando sono felice o limitatamente felice, mi è più difficile scrivere. In questo momento sto benissimo, quindi sono fermo da 6 mesi con un album pronto, con delle musiche bellissime, nessuna cazzo di parola che viene fuori, a parte qualche bestemmia, ma la bestemmia ormai abbiamo già dato, come si dice. Quindi dobbiamo aspettare ancora un po' per il prossimo album. Non riesci a fare previsioni su quando uscirà? La prima volta che prendo dei ceffoni forte probabilmente ci riuscirò.
può essere anche domani. Spero di no, però può essere anche domani. E come ti sei trovato qui a Saronno? Sappiamo che è la prima volta che vieni a suonare qua, qui. In zona, in questa provincia strana, ai margini della comunità europea, perché più in là non c'è, c'è la Svizzera, quindi non c'è la comunità europea. Ci ho suonato un sacco di volte. È la gente che c'è in tutto il nord d'Italia, calda quando c'è da esserlo e divertente quando c'è da esserlo, specialmente quando si parla di bere. Grazie Giorgio, grazie per questa breve intervista. Ricordiamo Giorgio Canali a Benzilla 2013. Grazie. Evviva!